Siamo troppo pacchettoni o troppo abituati a certi standard da visione tranquillina coi popcorn, ma ogni tanto è anche giusto vedere qualcosa che te li faccia vomitare quei popcorn. Via dunque con una carrellata di altri 10 film che han fatto, secondo i resoconti, almeno indignare e fuggire di sala il pubblico, e tra questi ci sono personalmente anche dei bei capolavori molto incompresi. Ma prima di cominciare, signore e signori, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati, altrimenti vi faccio fuggire io, ma non dalla sala, dalla vita. Alla numero 10, Caligola, capolavoro di Tinto Brass. Caligola era notoriamente pazzo, ma non quanto il tintone nazionale Rossellini, il produttore. E la versione horror del trenino Thomas, che cos'era quello? Che lavorarono per 3 anni a un film che, mannaggia, nessuno voleva far uscire, perché tutti si lamentavano degli squartamenti e delle scene di sesso non simulate al suo interno. Ma dico, vedo ragioni per renderlo vietato giusto ai minori di 900 anni. Peter O'Toole recitò il suo Tiberio come se nell'antica Roma esistesse già l'LSD. Rossellini voleva sesso vero, ma Brass disse: ma no, non è che poi esageriamo, su. Ce lo misero. Ma poi dopo litigarono, perché in effetti Brass comunque non ce lo voleva. Il film uscì dopo 3 anni, furono denunciati dal pubblico, portati in tribunale. Rossellini anche condannato a 4 mesi e le copie della pellicola fatte bruciare. E insomma, divisivo, direi. No. Let them hate me, so long as they fear me. E alla numero 9, Il mucchio selvaggio. Il 69 fu un anno interessante, perché per il genere western uscirono due capolavori come Butch Cassidy e Il mucchio selvaggio, che a differenza di tutti gli altri, anche degli spaghetti western per dire, avevano una violenza piuttosto grafica, in particolare il secondo, e capirete che oggi non fa ridere perché è fatta bene, comunque è invecchiata benissimo con grandi sequenze anche in slow-mo avveniristiche per l'epoca, ma risulta moderatamente violenta come qualunque film in cui appaia, che ne so, Liam Neeson. Ecco, per l'epoca però fu una roba indegna. Nei film western innanzitutto, uno, morivano soltanto i cattivi, che spesso erano bianchi tinti di rosso perché dovevano fare gli indiani, che erano appunto sempre cattivissimi, e se schiattavi al massimo ti buttavi all'indietro dopo un colpo di pistola, in modo molto shakespeariano direi. Nel mucchio selvaggio c'è mucchio di sangue anche. Le prime recensioni furono disastrose, pare che il pubblico scappò, manco stesse vedendo un massacro, manco stesse vedendo un film snuff. E alla numero 8, Fight Club. La prima regola del Fight Club è che lo vedi, Fight Club. La seconda regola del Fight Club è che vai a cagare se non ti piace il Fight Club, ok? Purtroppo dunque nel 99 i bagni si riempirono. Se volete chiamare una pellicola a caso visionaria o provocatoria, ecco, questo è il vostro momento per risultare dei picchiabilissimi recensori hipster, perché comunque sarebbe vero. Ma le provocazioni non furono subito recepite dal punto di vista di regia e montaggio, fu osannato, ma in molti tra pubblico e critica se ne uscirono con i classici: ah, inneggia la violenza, i nostri figli adesso fonderanno anche loro dei veri Fight Clubs per picchiare la società che non è malata. Sì, invece, che è malata. Cos'è sta morale apocalittica? È un'esagerazione metaforica. Ah, no, via, brutto, non posso far vedere ai miei figli una... Oh, minchia, però Predators nudo è veramente un fico. Che capolavoro questo film. E alla numero 7, The Revenant, o anche chiamato Date un Oscar a quell'uomo prima che per il prossimo film decida di farla con un orso vero, una scena simile. Chi l'avrebbe mai detto che il Lello avrebbe preso la statuetta per il film in cui parla meno e di due parole che dice una e mezzo sono soltanto mugugni soffocati mentre cerca di non morire male. Ma purtroppo, per quanto fossimo tutti in sala a fare il tifo per il Lello, alcuni non erano seduti nel momento in cui gira lo sguardo verso di noi supplicandoci: vi prego, datemi questa minchia di premio, perché le scene crudissime, letteralmente, in cui l'orso se lo magna effettivamente crudo e il Lello fa lo stesso con un fegato di bisonte, fecero alzare molti, pare, sconcertati dal realismo. E confermo, successe anche nella mia sala. E alla numero 6, The Walk. 1975, e Philippe Petit, storia vera, camminò una passeggiata funambolica tra le due torri gemelle in un'impresa folle, non adatta a quelli che, come me, soffrono di vertigini anche per procura. Io non ce la posso fare, veramente. Difatti parlo di questo film per una volta e senza averlo visto. Sono assolutamente convinto che sia un'ottima storia, ben messa in scena, ma no, grazie. Sarebbe come vedere Free Solo, avete presente? Il documentario con quel tizio che scala a mani nude l'El Capitan. Io muoio dentro anche solo a pensarci. Difatti stavolta faccio la parte del pubblico che, beh, nemmeno se n'è andato di sala perché non c'era entrato
da principio. Alcuni osarono e poi uscirono prima del finale. E lo so, voi potrete anche dire: ma è un film, Harry, cioè sono soltanto effetti speciali. Lo so benissimo, ma non importa. E alla numero 5, The Tree of Life. Cannes 2011, solita storia. Il film Quello Bello si riconosce perché è quello che si becca più fischi. Non è per fare gli antitutto alternativi, è la verità. Hanno questa regola che devono fare così, ma ogni volta che c'è un film un po' fuori dalle righe, di tratto autoriale, un po' malsano, grottesco, assurdo, tipo questo in questo caso, di Malik, ah, e questo sarebbe un film? Urla la gente indignata a Sean Penn, che recitò tra l'altro nel film, che disse che a rivederlo in effetti non gli piaceva. Io Non capisco come possa far rimanere allibiti l'alternanza tra Brad Pitt che gioca col figlio e immagini di supernove e evoluzione dell'ecosistema terrestre a partire dai dinosauri. Cioè, è un film proprio per tutti come un altro. Alla numero 4, La Passione di Cristo. E l'odio del pubblico, accolto come una specie di blasfemia inaccettabilmente violenta dall'ala più bacchettona, no? Come se rompicoglioni della chiesa e del pubblico credente, scusatemi tanto, ma la verità, lasciò molti di stucco. Mel Gibson venne messo, credo, nella blacklist morale del Vaticano. Una donna addirittura morì in sala, considerate, di attacco cardiaco, probabilmente riconducibile allo shock della visione. Quindi, cioè, fu un delirio. E tutti quanti a dire: oh mio Dio, ma come si può fare un film così atroce, così violento? Ma perché è successo veramente, forse? Cioè, io non mi metto ad obiettare sul credere o non credere, ma la cosa è che Gesù fu fatto a pezzi, davvero, in quel modo. Quindi non capisco che cosa ci sia da protestare, anzi, non offende assolutamente la figura. Le dona il giusto rispetto storico, cioè, che? E alla numero 3, Arancia Meccanica. Sapete, Kubrick è sempre stato un regista molto accomodante, i suoi film di facile comprensione, e io sono Topolino. Oh, oddio no. Arancia Meccanica, anche lui uscito nel 70, quindi quando il periodo ancora, oddio, la violenza continuava, e Kubrick quindi vide bene di arrivare in sala non con la violenza ma con l'iperviolenza, accompagnata da tante drogucce mescaline, con Alex e i suoi birbantelli drughi che pestavano, violentavano e massacravano qualunque cosa si muovesse, in un inno alla violenza, chiaramente visto in negativo da Kubrick. Non ci voleva tanto a capirlo, ma no, ovviamente quel pazzo vuole celebrare il male. E il film fu vietato in migliaia di sale. In Italia, pensate, fu un mega tabù per anni, anche in televisione. E insomma, McDowell ha iniziato la carriera recitando in questo e Caligola. Cioè, mica male. E alla numero 2, Pink Flamingos, censurato in 8 stati. Quando una cosa è così orrenda da venir visceralmente, simpaticamente, anche odiata da tutti, quasi fosse uno sport, ecco, in quei casi la puoi chiamare col suo vero nome, cult. John Waters lo creò assieme ai suoi altri film grotteschi col solo scopo di schifare la gente in sala, e quindi capirete che non ci volle molto per riuscire, se parti già con quell'obiettivo. E alla fine del film la tua protagonista, come se non fossero già state abbastanza le cose viste e sentite tra le più, ma neanche politicamente scorrette, proprio umanamente scorrette mai messe in scena, la protagonista magna la merda. Ora non so come metterla, è così. Dici, come può finire peggio un film che è già peggio? Come renderlo una vera cagata che faccia fuggire la gente? Beh, facendola mangiare una cagata. Mi sembra assolutamente ingiusto. E alla numero 1, Freaks. È impossibile innanzitutto trovarne una versione estesa, perché Todd Browning, il regista, fece tagliare parti su ordine della MGM per poterlo distribuire. Poi quelle vennero bruciate, e di grazia che Browning non fece la stessa fine, parrebbe, anche se in effetti la sua carriera finì. Ci volevano le palle per fare un film così all'epoca. In realtà, per quanto il cast sia composto da circensi deformi con problemi fisici e mentali, loro sono visti come i reietti che si riscattano, sono gli ultimi della società che però hanno una voce o almeno un mondo tutto loro. Ma il pubblico la vide più come un oh, questi mostri schifosi, figlio mio, non guardare, non esistono veramente. Ecco, appunto, esattamente quello che voleva dire il film, eh? Un classico anni 30, poi capirete. Venne massacrato, la critica impazzì, la gente fuggì di sala, una donna pare abortì durante la visione. Vabbè, adesso se ne raccontarono di tutti i colori per un film che è probabilmente il più sfigato di sempre. Allora, piaciuta questa lista? Mi raccomando, date un'occhiata anche a queste altre top 10 e iscrivetevi a Watch Mojo Italia. Ci vediamo domani per un altro video.